Bene, buongiorno, bentrovati, grazie per questa opportunità, una giornata per me, come per tutti voi, significativa. Dicevo poc'anzi ad una giornalista che mi intervistava, sono purtroppo sempre meno i momenti per riflettere su un tema molto vasto, evidentemente, e chi mi ha preceduto vi ha raccontato un po' la dimensione di un fenomeno che noi storicamente, quando parliamo di genere di tratta, leghiamo esclusivamente alla tratta per motivi sessuali, ma che ha, ahimè, sempre di più, nel passato come nel presente, una capacità, una pervasività in molti altri settori della nostra società, soprattutto collegata alle attività lavorative. Ed è proprio su questo che mi è stata chiesta una riflessione, a partire evidentemente un po' dall'attività che svolgo nell'ambito dell'organismo che rappresento, ovvero Caritas Italiana, che da anni, sia sul tema dello sfruttamento sessuale, ma negli ultimi tempi sempre di più sul tema dello sfruttamento lavorativo, sta investendo risorse economiche, professionali e mi sento di dire anche cercando di svolgere quella funzione statutaria che è di Caritas Italiana, per la funzione pedagogica. Quindi capiremo anche insieme quanto è importante, quando si trattano questi temi, mettere al centro la questione educativa. Detto questo, io dei molti settori che potevamo in qualche modo trattare quest'oggi, ma non avendo il tempo, sono stato quasi costretto a sceglierne uno in particolare, ma lo faccio strumentalmente perché è quello sul quale stiamo lavorando di più, che è lo sfruttamento in ambito di lavoro agricolo. Questo perché? Perché il nostro organismo è, come sapete, molto capillarmente diffuso sul territorio italiano e ci siamo resi conto a un certo punto che tanti dei nostri colleghi hanno impegnato in modo diverso nelle attività collegate all'assistenza dei lavoratori, in particolare quasi esclusivamente stranieri, impiegati in agricoltura. E quindi abbiamo deciso di aprire una finestra importante su questo settore, per comprendere i meccanismi, per comprendere quali potessero essere i margini di intervento coordinato e organizzato sul territorio. Ma prima di andare un po' a raccontarvi anche quello che facciamo, non era, come dire, l'unico, anzi, l'intento della giornata, proviamo a capire insieme la dimensione di questo fenomeno, quello collegato allo sfruttamento lavorativo. Gli unici dati di cui disponiamo a livello globale sono quelli che ci vengono periodicamente forniti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che in genere presenta un dato che poi è sempre difficilmente rilevabile, però, come dire, dà la dimensione di questo fenomeno a livello globale. E si parla di circa 12 milioni di persone sottoposte a qualche forma di sfruttamento lavorativo. Anche qui i se e i ma sono moltissimi, perché anche le definizioni dello sfruttamento lavorativo possono essere diverse, come anche sensibilità, però qui parliamo di situazioni in cui ci si trova di fronte ad un grave sfruttamento lavorativo. E questa realtà in Italia ha un impatto molto forte, perché se pensiamo che l'osservatorio unico che fa questa rilevazione annuale, l'osservatorio Placido Rizzotto della FLACGL, ci racconta sono circa 70-100.000 le persone gravemente sfruttate nel nostro paese. Sono numeri importanti se pensiamo che i nostri, come sapete, è tra i 10 paesi più industrializzati a livello globale e che dovrebbe garantire, soprattutto in ambito lavorativo, determinati standard. Questo non accade e invece ci troviamo sempre più diffusamente di fronte a situazioni che, vi assicuro, a volte facciamo fatica pure a raccontare, perché sembra che parliamo di altri paesi, invece parliamo di casa nostra. Quello che spesso vediamo attraverso i media, la TV in particolare, che accade dall'altra parte del mondo, ricordatevi che non di rato abbiamo a qualche chilometro da casa nostra, quindi questo non significa che diminuisce la gravità di quanto accade dall'altra parte del pianeta, ma deve portarci a focalizzare l'attenzione anche laddove abbiamo anche maggiori margini di intervento.
E chiaramente in questo contesto mi preme dire che un anello debole, più debole di questa catena rimane ancora sempre la figura della donna lavoratrice. Perché è chiaro che lo sfruttamento, io citavo adesso quello su cui mi concentrerò, in agricoltura, non è l'unico, abbiamo lo sfruttamento nel lavoro di cura, abbiamo lo sfruttamento nell'edilizia, abbiamo lo sfruttamento in molti settori dove la donna purtroppo spesso risulta essere, ma questo ve lo dico perché lo registriamo negli interventi che facciamo a livello locale, spesso una persona doppiamente sfruttata, perché non solo deve subire lo sfruttamento sul lavoro, ma questo spesso si accompagna allo sfruttamento sessuale. Quindi capite bene che la dinamica si aggrava ancora di più in alcuni contesti che sono fortemente già colpiti da situazioni economiche di forte deprivazione sociale, economica, anche politica. Ecco, in quei contesti vedremo che tutto questo si manifesta in forme molto molto gravi. Quindi il fenomeno, aspettate che... stiamo tentando di far camminare. Come vi dicevo, il dato, l'unico dato di cui disponiamo a livello globale è quello relativo appunto ai cosiddetti 12 milioni di persone in qualche modo sfruttate. In Italia sul lavoro agricolo i dati che ci racconta l'Osservatorio Placido Rizzotto sono di 400.000 lavoratori coinvolti in qualche modo in attività agricole in condizioni di sfruttamento. Come vedete l'80% di queste persone sono straniere, quindi non deve sorprendere che spesso si collega questo fenomeno al tema dell'immigrazione. Perché evidentemente il cittadino straniero è quella parte del mondo agricolo particolarmente vulnerabile sulla quale si possono in qualche modo, ci si può garantire dei profitti maggiori che non con il cittadino italiano che comunque viene sfruttato. Non dimenticate che la legge di cui andremo a parlare a breve sul caporalato, la legge sul caporalato nasce non tanto per tutte quelle vicende che hanno subito molti lavoratori stranieri negli ultimi 20 anni, ma per la drammatica morte di una cittadina italiana, le campagne pugliesi, qualche anno fa, che in qualche modo fece riesplodere la questione portandola agli onori della cronaca. Ma evidentemente la drammatica vicenda di questa donna era già stata vissuta nel passato da altre persone che avevano l'unica colpa quella di non essere italiani e spesso non con un colore della pelle che fosse riconducibile al nostro. Detto questo, 400.000 persone, l'80% sono stranieri, uno su quattro soffre di disagio abitativo e ambientale. Molti avranno tra di voi sentito parlare dei ghetti, delle baraccopoli, delle realtà che caratterizzano in particolare alcuni contesti del sud. Prima Becchetti li ricordava, il ghetto di Lignano, Pachino, Rosarno, Gallipoli, insomma tutte le realtà, nel Casertano abbiamo tante aree più o meno note, dove evidentemente lo sfruttamento lavorativo è un po' la cifra costitutiva di questi territori, dell'economia di questi territori. E le condizioni in cui queste persone vivono sono condizioni ai limiti dell'incredibile. E ripeto, questo accade chiaramente nel nostro paese. Sono 80 distretti agricoli interessati a questa situazione, indistintamente da nord a sud, con fenomenologie diverse. Noi l'unica presidio, poi ne parlerò, che abbiamo al nord su tema dello sfruttamento in agricoltura e in Piemonte, in particolare nella città di Saluzzo. Il resto è evidentemente concentrato nel centro e sud del nostro paese. Questi distretti si caratterizzano per forme di sfruttamento che sono riconducibili all'intermediazione illecita o manodopera, a condizioni di lavoro gravemente sfruttate, poi vedremo di cosa parliamo. E 33 di questi 80 distretti agricoli hanno condizioni di lavoro indecenti. E le condizioni di lavoro indecenti sono quelle che vivono persone dove la propria giornata
trascorre tra le 12 ore, 10-12 ore sui campi e il resto del tempo passato in baracche o in case di fortuna o in casolari abbandonati, magari dormendo accanto ai bidoni dei fitofarmaci. Questa è la situazione che riguarda non una, due, tre, ma migliaia di persone che oggi sono presenti nel nostro paese. Compare assolutamente non paragonabile a quelle previste dalla normativa attuale, con delle figure che sono quelle del caporale, che spesso vengono evocate in questa filiera, che vedremo viene spesso definita monetica del lavoro, e quindi in una condizione nella quale il 72% di queste persone si ammala durante il lavoro, perché vive appunto nelle condizioni che vi citavo poc'anzi, hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari minimi, sono spesso segregati in aree distanti dai centri abitati, in piena campagna, senza riscaldamento, e non è solo la raccolta dei pomodori, è anche la raccolta delle arance d'inverno in Calabria, e l'inverno in Calabria fa freddo, per quanto lo possa immaginare, non siamo i tropici, e quindi vivere in quelle condizioni senza riscaldamento significa esporsi chiaramente a patologie rare. Il 64% non ha accesso all'acqua corrente, alcuni comuni sono attrezzati nel tempo con delle autobotti, ma ripeto, con delle immagini che veramente si fa fatica a immaginare o a pensare nel nostro paese. Per cui io sono stato testimone con i colleghi di queste autobotti che nelle campagne non asfaltate portano e riempiono queste cisterne mai messe, mai pulite, per dare acqua a queste persone che vivono in molti casi bevuta, con la quale spesso si lavano, e che chiaramente poi diventa vivere di infezioni. E il 62% non ha accesso ai servizi igienici, per cui si fa, come potete immaginare, con l'esposizione a tutti i rischi che questo chiaramente comporta. Ecco, io ho costruito questa immagine proprio ieri sera, diceva la collega, ho preparato questa presentazione, mettendo a confronto due situazioni di paracopo. È incredibile, 7.000 km dividono questi due luoghi. A sinistra abbiamo una foto scattata in un campo profughi in Etiopia, a destra una foto scattata a Rosarno in Calabria. Ora, si fa fatica a vedere la differenza, anzi per certi versi direi che se la cavano meglio in Etiopia piuttosto che a Rosarno. E non vi nascondo che è capitato l'unica volta sentirsi dire, ma forse le condizioni da cui sono fuggito erano più decenti di quelle in cui mi trovo oggi. E parlo di accampamenti, Rosarno, Ghetto Grignano, che si trovano a 5, 6, anche meno chilometri da centri abitati dove la vita scorre normalmente, come per tutti noi. Ma rispetto a questi contesti spesso si fa finta di non vedere, perché non si ha la soluzione a portata di mano, perché non si vuole intervenire, perché non sa come gestire un fenomeno che fa parte di un tessuto sociale, e su questo andremo a vedere. Quindi, queste condizioni sono il frutto di quella che viene definita solitamente la filiera monetica. La filiera monetica vede nella sostanza dei produttori, tanto piccoli che siano, spesso di medie dimensioni, se non piccole in alcuni contesti del sud Italia, che per tentare in qualche modo di portare avanti la macchina appunto produttiva, devono comunque conformarsi a quello che è anche in questo caso una cifra culturale del territorio. Si lavora attraverso un sistema che è quello dei caporali, di reclutamento, che non avviene mai attraverso canali ufficiali. Non esiste, non fa parte della cultura di quei contesti, ma non ci sono neanche spesso gli strumenti per attivarla nei tempi e nei modi necessari. E quindi è sempre questa figura di riferimento, che è caporale in alcuni contesti, è una figura storica, in cui esisteva anche 100 anni fa. È questo intermediario che poi ha assunto forme più diverse. Sanno i capo bianchi e i capo neri, cioè, i capo bianchi sono quelli chiaramente italiani, i capo neri sono quelli africani, a volte c'è un capo bianco che al vertice, sono vari capi neri che gestiscono il capo bianco, il reclutamento di queste persone e, come dire, il loro utilizzo evidentemente sui campi. Si creano queste squadre di raccolta fatti da lavoratori che sono non solo dell'Africa subsahariana, che qui usciamo un po' dallo stereotipo negativo, ma abbiamo ormai lavoratori sempre più che provengono dall'est Europa, romeni, bulgari, che spesso vivono condizioni ancora peggiori rispetto ai lavoratori dell'Africa subsahariana.
Abbiamo in questa filiera analitica poi un ruolo legato ai trasportatori, che è spesso il meno indagato, però anche questo è un ruolo nodale, dove ci sono dinamiche di sfruttamento. L'autotrasportatore poi condurrà la merce raccolta o nell'azienda di trasformazione o alla grande distribuzione, che chiaramente è l'altro pezzo di questa filiera sul quale si parla ma non troppo. Ci sono delle responsabilità, anche in questo senso al vertice lo ricordava Becchetti, la grande distribuzione ha un ruolo, la grande distribuzione come anche il consumatore evidentemente. La grande distribuzione gioca la politica di prezzi a ribasso e la grande distribuzione oggi è in grado di incidere sul produttore, perché la grande distribuzione che fa i contratti con il produttore dicendo a me serve quest'anno il pomodoro a questo prezzo, e il produttore se non si adegua rischia di buttare tutto il raccolto di quell'anno. E ci sono stati casi in cui io a febbraio stabilisco grande distribuzione con il produttore un prezzo al chilo del pomodoro a cassone e poi a maggio decido che per me è troppo quel prezzo e che lo abbasso, e il produttore non ha nessuna forza contrattuale per dire di no, perché il grande distribuzione dice se tu non lo abbassi questo lo prenderà qualcun altro. E in questa filiera, che è una cosa banale, ma ce la ricordiamo, indovinate perché paga il prezzo di questa dinamica, evidentemente è anello più debole, una fattispecie di lavoro, sul quale chiaramente ci sono dei margini di contrattazione pari a nulla. Come funziona lo sfruttamento? Quindi la filiera monetica, abbiamo visto, è un sistema evidentemente che ha tante falle, a partire dalla dimensione del reclutamento fino a quella del trasporto per passare attraverso la grande distribuzione. Ma un aspetto sul quale spesso ci si concentra, e a questo punto vogliamo l'occasione per analizzarlo, è quello del caporale. Anche qui attenti, spesso un po' la foglia di fico il caporale, è certamente una figura assolutamente anacronistica e che evidentemente crea o contribuisce a creare queste dinamiche distorte nella filiera del lavoro agricolo. Però non è l'unico problema. Io faccio sempre questo paragone. È come quando si parla di immigrazione più in generale e qualcuno vuole farci credere che l'unico problema siano gli scafisti. È chiaro che questo è il modo per distrarre da altre responsabilità che noi non possiamo permetterci di non prendere in considerazione. È chiaro che lo scafista è un problema, però lo scafista con il caporale, per il lavoratore settato del caporale e per il migrante settato del scafista, è l'unico punto di riferimento in una dinamica dove non ci sono altri soggetti da poter in qualche modo consultare per arrivare all'obiettivo. Se io devo arrivare in Italia dalla Libia, a chi mi rivolgo? L'unica cosa che dà lo scafista, o devo rimanere dentro le carceri libiche? Perché non è che c'è qualcun altro che sia, non per cattiva volontà, cade stata una decisione autorizzata a portare queste persone in Italia, né tantomeno si può mostrare l'ambasciatore dicendo mi dà un visto con l'Italia. L'unica possibilità è lo scafista, che, come dico spesso, è considerato una sorta di agente per loro. Poi è chiaro che la gente è buona, la gente è cattiva, però è un agente, quindi a cui tu paghi dei soldi per ottenere il servizio. La stessa cosa avviene con il caporale. Il caporale è quello che ti permette di lavorare e di guadagnare mediamente un salario di 30 euro al giorno, che è circa il 50% meno i salari previsti dalla legge. Ma va bene per il lavoratore, perché se non c'è questo, c'è nulla. Allora va bene questi 30 euro, sapendo che 5 io comunque dovrò darli al caporale per il vitto, perché il caporale tutte le mattine mi dà un panino e quel panino costa 5 euro. Il caporale mi porta nel furgone tutte le mattine dalla rotonda, presso a Castel Volturno, al campo o al cantiere dove lavorare, sono altri 5 euro. L'alloggio devo pagarlo, fosse anche una baracca, una tenda, ma devo pagare una forma di pizzo. Ecco che questi 30 euro diventano 15 euro a fine giornata. Eppure c'è un esercito di persone disposte a lavorare per 15 euro al giorno. E riescono a inviare di questi 15 euro una parte anche ai propri familiari a casa. È una forma di progetto migratorio che al di fuori di qualsiasi comprensione per noi, ma per loro è un'opportunità. Di questo stiamo parlando.
Chiaramente per ottenere questi 15 euro devo anche subire tutta una serie di vessazioni, sottrazione dei documenti, perché la maggior parte di questi lavoratori, signori, sono persone in regola, che hanno un permesso di soggiorno. Anche qui sfatiamo un mito, l'idea che sono tutti i lavoratori regolari, no, hanno un permesso di soggiorno. Poi per quanto riguarda i comunitari non è stato più neanche quello, per cui pure ormai mi sono tranquillo da questo punto di vista. 12 ore di lavoro al giorno, in condizioni che potete immaginare, situazioni di sfruttamento sessuale, noi abbiamo come dire, intercettato, denunciato diverse, ad esempio nel Ragusano, dove ci sono appunto c'è la cultura serricola, e lì purtroppo anche quella dimensione nascosta che è quella delle serre, abbiamo visto diversi casi dove o il lavoratore o il datore di lavoro approfitta delle lavoratrici, chiaramente sotto ricatto e tutto quello che potete immaginare. Per non parlare poi della dimensione dei contratti, che spesso sono esistenti o fittizi o assolutamente non congrui a quello previsto chiaramente dalla legge. Tutto questo quindi si inserisce in una situazione paese dove per tanti anni abbiamo fatto finta di non vedere. Ma per vari motivi, non tanto perché non era chiaro cosa accadesse a Rosario, peraltro poi ricordate i fatti di Rosario, quando c'è fu la scalatoia, che lì uscirono fuori le pessime condizioni in cui vivono queste persone, come anche a Castelvolturno, dove ci fu l'omicidio di Camorra, dove ci sono sbaglio 6 lavoratori immigrati, quindi ne abbiamo avute occasioni da riflettere. Però poi alla fine quello che ti senti dire quando vai sul territorio a parlare di queste cose è: qual è la problematica? A me servono lavoratori per raccogliere i pomodori. E se a me, che lo dice un piccolo agricoltore, mi chiede di mettere tutti in regola, fare i contratti, io preferisco lasciare l'arancio sull'albero perché non mi conviene più, perché poi la grande distribuzione mi paga 30 centesimi al chilo per l'arancio. Magari qualcuno glielo vendono a 2 euro al chilo, però lui mi paga 30 centesimi e io non ce la faccio con quei 30 centesimi a mettere in regola queste persone. Quindi si alimenta chiaramente questo sistema che, e qui ritorno a chi mi ha preceduto, vede anche una responsabilità da parte del consumatore. Perché è chiaro che se noi andiamo alla ricerca, adesso solo il caso di Milano, sicuramente di Roma, di prodotti con prezzi che non sono sostenibili, perché pagare appunto verdure a 80, 70, 90 centesimi al chilo, il centro su questo succede, vuol dire che probabilmente se devono pagare il trasportatore, l'autotrasportatore, il produttore, il caporale, il lavoratore, evidentemente qualcuno ne pagherà il prezzo, pagherà il prezzo al posto vostro. Qui c'è una responsabilità da parte anche del consumatore che deve essere aiutato a capire dove quel prodotto e come quel prodotto viene e arriva chiaramente sulla tavola. Quindi il discorso della filiera etica è un discorso che deve sempre più interrogarci. Allora, di fronte a tutto questo, di fronte ai fatti di cronaca, c'è stato un sussulto da parte della politica italiana che ha detto dobbiamo rimediare. E l'idea che una legge possa essere sempre la panacea di tutti i mali ha pervaso anche in questi casi, in questo caso la politica nazionale, che si è attrezzata modificando una norma che già esisteva e che aveva previsto un nuovo articolo all'interno del codice penale proprio relativo al tema dell'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Qualche anno prima rispetto a quello di cui parleremo adesso, ovvero la legge 199 del 2016, avevamo già avuto un intervento normativo che però non riusciva a produrre i suoi effetti perché era debole nella sua formulazione, era troppo complicato per intenderci, cioè un giudice per arrivare a condannare queste forme di comportamenti e di fattispecie soprattutto richiedevano comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori, se no non si realizzava fattispecie di reato. Ed è chiaro che era complicato dimostrare tutto questo e quindi i casi poi di denuncia che si trasformavano in condanna erano veramente residuali. Si è capito che bisognava in qualche modo intervenire, per cui si è prodotta questa nuova legge chiamata in questo caso sul caporalato. Non è una legge sul caporalato, chiaramente interviene anche sull'intermediazione illecita, però anche qui vedete la comunicazione che va prima è strumentale chiaramente ad una visione del fenomeno che non corrisponde con la realtà. Il caporale è un pezzo di questa, come dire, vicenda umana che si vorrebbe superare, ma non è l'unico aspetto, perché se noi chiamiamo la legge sul caporalato non valorizziamo ad esempio altri aspetti contenuti in questa norma, che sono la sanzionabilità del datore di lavoro. Finalmente il datore di lavoro che si avvale di caporali e di lavoratori non potrà più dire: ah,
però non sapevo che questa persona non aveva tutti i requisiti per lavorare. E magari se la chiamavano di fronte, no, questa parte è una responsabilità diretta del datore di lavoro, che chiaramente non è stata apprezzata dalle associazioni di categoria che oggi fanno fatica a partecipare ai tavoli nei quali si cerca di fare un po' il punto su questa situazione, perché vivono un po' una dimensione persecutoria sostanzialmente, un po' come quando per la tratta affini sessuali si cerca di coinvolgere i clienti. Insomma, siamo in questa dinamica dove qualcuno si sente immune da certe responsabilità che però ci sono e sono abbastanza chiare. Un altro aspetto importante di questa norma è la confisca dei beni. Cioè non solo il datore di lavoro che si avvale di questa manodopera a frutto di intermediazione illecita, ma anche chiaramente evidentemente sfruttata, avrà delle conseguenze penali, ma vedrà appunto la confisca dei beni, che potrà andare a finire in un fondo che chiaramente andrà anche a risarcire le vittime chiaramente di questi di queste dinamiche di sfruttamento e di caro. Ma un aspetto importante che poteva avere un alto valore dal punto di vista culturale è quello della istituzione del lavoro agricolo di qualità, questo albo istituito presso l'INPS, al quale possono iscriversi le imprese. In sostanza sono quelle imprese che dimostrano di avere determinate caratteristiche e quindi essere imprese di qualità, un po' una sorta di bollino etico, che può aiutare questo processo, però di fronte, non so, a quante centinaia di migliaia di imprese presenti in Italia, oggi si sono iscritte in 2000 circa. Quindi anche qui c'è un lavoro importante chiaramente da fare, ed è quello che accennavo all'inizio. Non è solo un tema di lavorare sulle norme e quindi sulla repressione, c'è un tema culturale di fondo importantissimo, che noi viviamo direttamente, perché noi come Caritas, appartenendo alla Chiesa italiana e andandoci sul territorio a parlare evidentemente di questi temi, ci troviamo noi con i nostri direttori diocesani spesso dei parrocchiani che contestano questa modalità di intervento che noi cerchiamo di mettere sul territorio, dicendo sostanzialmente ha sempre funzionato così, perché adesso si svede alla Caritas della Chiesa italiana dicendo che non va bene, bisogna aiutare questi lavoratori a farli uscire dall'ombra. E noi, a noi chi ci pensa? Noi piccoli agricoltori che abbiamo bisogno di proprio in una dimensione, ripeto, culturale che chiaramente deve essere aiutata ad emergere, evitando sempre la tentazione di affrontare questo tema puntando il dito contro qualcuno. Qui la questione è quella di avviare appunto un processo a livello territoriale profondo che richiederà tanto tempo, rispetto al quale chiaramente una norma di questo tipo potrà aiutare, ma non sarà mai una soluzione, per far comprendere che andare sul campo, lavorare 10 ore al giorno e guadagnare 30 euro, di cui 15 vanno per vitto, alloggio e caporale, non è normale. E la risposta alla domanda perché lo fai non può più essere quella: ma ringrazia Dio che fa questo, se no sarebbe in mezzo alla strada. Non è più sostenibile. Però noi ce lo diciamo e probabilmente lo comprendiamo. Immaginate che la stessa cosa non avviene dappertutto, anzi, è molto difficile trasferirla come, non dico buona razza, ma come diritto fondamentale della persona e del lavoratore. E questo è un tema sul quale stiamo provando a lavorare. E arrivo in conclusione, perché penso ho pochi minuti ancora, presentandovi appunto il progetto che ormai da 4 anni promuove Caritas Italiana in giro per il paese. Si chiama Progetto Presidio. Nel nome capirete il senso, l'idea di attivare su vari territori, attualmente 18, soprattutto vedete dalla cartina al sud, dei presidi che siano fissi o mobili con operatori specializzati delle Caritas diocesane di riferimento, come si è citato prima, Ragusa, ma abbiamo anche Oppido Palma in Calata per quanto riguarda la situazione di Rosarno, abbiamo una Dog Gallipoli, Foggia, insomma, Latina a sud di Roma, Saluzzo, come dicevo, è il presidio più a nord del nostro paese. Ecco, colleghi che monitorano sul territorio la situazione e chiaramente intervengono laddove c'è bisogno, quindi 5.000 interventi in 4 anni, e vi assicuro che rispetto al fenomeno è una cosa veramente minima, però questo vi dà l'idea di cosa stiamo parlando.
con più di 100 operatori, quali sono le richieste principali? Il tema della salute, come dicevo, molti di questi lavoratori spesso sono in precarie condizioni di salute e non potete immaginare che sia il caporale, il datore di lavoro che si prenda cura del proprio lavoratore. Quindi loro chiedono di essere accompagnati presso i presidi sanitari, di avere le cure, di essere seguiti alla somministrazione dei farmaci e così via. Consulenza legale, perché abbiamo avviato molte denunce a livello locale contro queste forme di sfruttamento, ottenendo anche dei buoni risultati, dei risarcimenti, però sempre in contesti difficili. L'altro giorno raccontavo al direttore di Ampio Capanni che in questi 4 anni hanno 3 attentati. Una macchina bruciata, colpi d'arma da fuoco contro la propria casa, chiaramente, e è stato dato fuoco alla sede del presidio che avevamo allestito all'interno del campo di Rosario. Questa è la situazione in cui si trova, minacce di morte diffuse, quindi una realtà che proprio è respingente rispetto all'idea che si crei un contesto di legalità, poi di questo stiamo parlando, e che si vive in tante altre dimensioni, ma questa in particolare è una di quelle che ci vede particolarmente coinvolti. Leggendovi un estratto una testimonianza fatta dal collega di Ragusa, che penso sia molto significativo perché vi dice come funziona questo libro. Lo leggiamo insieme. È la giardina di Adrian, è stata peraltro utilizzata anche in varie occasioni pubbliche per raccontare appunto la dimensione sfruttamento in agricoltura. La busta paga di Adrian è una agendina in pelle marrone, con annotazioni a penna che si affollano fitte e sgrammaticate tra le righe. Nella colonna a sinistra, dal lunedì alla domenica compresa, si contano le giornate lavorative. In quella a destra, gli acquisti effettuati dal proprietario del fondo presso cui Adrian lavora in nero e convengono sottratti al salario. La paga è di 25 euro al giorno, mentre nel caso di lavoro a mezza giornata è di 12,50 euro, non 13, 12,50 euro. È un tipo preciso il datore di lavoro di Adrian. Il 6 novembre sottrae al compenso il pane, il 7 novembre 15 euro di carica telefonica, il 12 novembre ancora il pane e il costo di medicinali acquistati e consegnati a domicilio. La premurosa partita doppia dell'agendina in pelle marrone che Adrian conserva gelosamente è l'unica arma con cui gli operatori di presidio stanno cercando di far ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Anche se incontrare Adrian non è facile. Vive infatti da segregato presso l'azienda per cui lavora e da cui non esce quasi mai. Nei fatti, oltre all'impegno in serra, svolge il ruolo di custode dell'azienda, ma questo incarico non risulta in nessuna colonna di dare e avere. È un tipo preciso il datore di lavoro di Adrian, ma solo quando conviene a lui. Grazie. A capire quando parliamo di un sistema economico di sfruttamento, di economia della schiavitù, a farci veramente immaginare come si può realizzare nella realtà del nostro paese.